Il Consiglio regionale nella seduta del 23 settembre ha approvato la legge di riordino delle agenzie territoriali per la casa e tre documenti collegati con impegni ad affrontare l'emergenza abitativa. In materia finanziaria l'Assemblea ha approvato l'assestamento di bilancio del Consiglio regionale e il provvedimento che consente alla Giunta di rinegoziare il debito. La seduta si è conclusa con l'approvazione di una mozione per la denuclearizzazione del Piemonte. La Commissione Cultura in sede legislativa ha approvato la legge di modifica dell'Ente per il diritto allo studio universitario con la reintroduzione della rappresentanza degli Atenei e degli studenti all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Edisu. Si è riunito a Palazzo Lascaris il direttivo regionale dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, che ha eletto suo presidente Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. Presentati 4 volumi della collana Donna e Donne della Consulta Femminile con l'Istituto Salvemini, dedicati a Maria Magnani Noia, Giovanna Cattaneo Incisa, Nicoletta Casiraghi e Angela Massucco Costa. Ha preso il via la Summer School, un progetto di formazione di alto livello che la Consulta regionale europea ha promosso in collaborazione con i più prestigiosi organismi internazionali che si occupano di ricerca. Si è tenuta a Palazzo Lascaris una giornata di studi sugli scontri del settembre 1864 che seguirono alla decisione di spostare la capitale da Torino a Firenze. Nella stessa sera, Piazza San Carlo ha ospitato lo spettacolo 150° anniversario della strage di Torino.